Buon pomeriggio a tutti, sono Fabio Fabbri, trombettista, compositore, docente e sono qui oggi a raccontarvi la mia duplice esperienza con la CRPS del tipo 1, ovvero Complex Regional Pain Syndrome, conosciuta comunemente come algodistrofia. Premetto che in questo video io non intendo assolutamente dare giudizi di merito sull'operato degli specialisti del settore, voglio solo raccontarvi la mia esperienza per fornire a chi si è imbattuto, si sta imbattendo in questa patologia, per dare delle informazioni in più che possono essere utili per fronteggiarla e uscire vincitori come fortunatamente come il sottoscritto. Allora, parto dal racconto del primo episodio. Ben 13 anni fa sono stato colpito da questa sindrome e dopo un anno, poiché era veramente difficile diagnosticarla, sono arrivato allo stadio, quasi allo stadio terminale, teoricamente reversibile, quindi avevo entrambi gli arti superiori, quindi le braccia, con prevalenza destra, perché questa patologia colpisce un lato del corpo con, in alcuni casi, come ho avuto la fortuna di avere, colpisce poi si espande all'altro lato. Quindi io praticamente avevo questo dolore paralizzante, corredato da tutti i sintomi che questa patologia ha, tipici dello stadio terminale. Sono stato letteralmente salvato dal dottor Luca Faina, purtroppo scomparso 3 anni fa, il direttore della terapia antalgica dell'ospedale Galliera di Genova, il quale ha capito immediatamente la situazione e con ben 52 blocchi del sistema simpatico con blocchi regionali venosi a base di guanetidina, un farmaco che purtroppo dal 2016 non è più in commercio, perché ovviamente quando un farmaco funziona molto bene bisogna appunto non renderlo più fruibile. Comunque, grazie ai consigli, al supporto di questo dottore straordinario che ricordo con molto affetto, ovviamente è stato un po' un secondo papà per me, come io sono stato un figlio per lui, data la specificità di questa patologia e appunto tutti gli sforzi che richiede per essere vinta. Con ovviamente un grande supporto fisioterapico, natatorio e ritorno alla vita quotidiana, sono uscito vincitore con una restituzio ad integrum. Quest'anno, durante il lockdown, io ho cominciato ad avvertire nuovamente dei sintomi che mi riportavano a 13 anni fa. Mi sono subito reso conto che era una forma di quel tipo. In realtà mi era stato correttamente detto che questa patologia non ha recidiva. Ho scoperto infatti recentemente che non si tratta di una recidiva di quello che ho provato 13 anni fa, ma di un episodio a sé stante. Tanto è vero che i sintomi, pur essendo riconoscibili, erano molto più veloci e molto più aggressivi. Quindi rispetto a 13 anni fa la mia avventura, se così vogliamo chiamarla, non era vagare da un dottore all'altro alla ricerca di una diagnosi, ma era andare direttamente da algologi di competenza e dire: ho l'algodistrofia, fammi il blocco del simpatico. Ad ogni modo, ripeto, senza dare giudizi di merito, ho fatto, non avendo più il mio mentore, ho fatto delle ricerche su internet e il primo risultato che ho trovato è stato quello del dottor Massimo Varenna. Una cosa che mi ha lasciato un attimo perplesso all'inizio, ripeto, senza dare giudizi di merito, è un articolo che lui ha pubblicato dal titolo Algodistrofia, Varenna, inutile fare il blocco del simpatico, è accertato che non funziona. Premesso che io sono praticamente la prova vivente del fatto che si guarisce con il blocco del simpatico, perché comunque dopo 52 blocchi sono guarito, come potete vedere, completamente, però ho pensato ci saranno terapie innovative. Allora io a fine giugno, premesso che il mio medico di base si era accorto che soddisfacevo purtroppo i 4 criteri di Budapest e quindi c'era un rischio concreto che si trattasse nuovamente di algodistrofia, e anche dopo un'elettromiografia svolta da un neurologo, non avendo appunto disfunzioni dal punto di vista della conduzione dei nervi, si profilava effettivamente
il rischio di una ricomparsa, anche se in forma, se una nuova forma della CRPS1, mi sono recato dal dottor Varena, il quale mi visita e nero su bianco scrive: signor Fabio Fabbri, questo è il 27 giugno del 2020, parestesie funzionali arto superiore destro, non segni barra sintomi evocativi per sindrome algodistrofica, sospetta sindrome egresso toracico al neurologo per competenza. Nell'attesa Patrol. Una compressa al bisogno, massimo 2 volte al dì. Il dottor Varena mi ha detto che, appunto, senza presunzione, lui aveva visto 80 casi di algodistrofia e si sentiva di dire che io non avevo i segni evocativi, sintomi o segni. In realtà, se devo essere onesto, oltre a soddisfare i criteri di Budapest, già riuscivo a vedere delle linee, delle vene, perché mancavano le linee della mano. Senza, ripeto, dare giudizi di merito, il 21 agosto del 2020 ho questo referto di terapia antalgica da parte dell'ospedale Galiera. Ho riscontrato paziente noto per algoneurodistrofia, ASS, scusate, in questo momento non mi sovviene il significato, in passato con cicli di blocco del simpatico periferico con guanetidina, seguiti da completa risoluzione della sintomatologia. Recente riacutizzazione della sintomatologia per necessità di nuovo ciclo di trattamento. Al momento non disponibilità di guanetidina per uso, nonostante vasta ricerca sul mercato. Si consiglia recarsi presso centro di livello superiore per valutazione eventuale blocco del ganglio stellato, NRS 10, cioè valore del dolore 10 su 10. Bene, ecco, io fortunatamente ho incontrato il maestro del dottor Faina, il quale mi ha effettuato un ciclo che sta per terminare di 12 blocchi del ganglio stellato, che è al momento direi l'unica soluzione per bloccare in maniera significativa il sistema simpatico. Ho effettuato 6 blocchi a cadenza settimanali, sono migliorato nettamente nella sintomatologia, tanto è vero che dopo 2 mesi di agonia, lasciatemelo dire, perché è come avere un sistema d'allarme che va in avaria e quindi i dolori, il dolore che si percepisce è indescrivibile, qualcosa che va al di là della natura, della necessità, della funzione biologica che ha il dolore. E quindi, comunque, ritornando al discorso, dopo 6 blocchi del ganglio stellato, intanto dopo il primo, nel giro di mezz'ora avevo di nuovo le vene che erano pali telegrafici, e dopo 2 ore ho avuto la pressoché scomparsa di tutti i dolori secondari a quelli principali dell'arto destro, perché sono stato colpito nuovamente su questo versante. Quindi diciamo che tutto il resto del corpo è andato a posto dopo il primo blocco. Dopo 6 blocchi necessari per fermare questo circolo perverso che caratterizza la CRPS del tipo 1, ho cominciato a diradare con blocchi bisettimanali. Ho fatto circa una settimana fa l'undicesimo blocco, ne farò l'ultimo il 12 gennaio, ma come potete vedere sto molto bene. Quindi lo scopo di questo mio racconto è semplicemente sottolineare il fatto che al giorno d'oggi comunque il blocco del simpatico funziona ancora, e non c'è più la possibilità di avvalersi della guanetidina che era periferica, era comunque meno invasiva. C'è questa possibilità di effettuare, per quanto riguarda gli arti superiori, il blocco del ganglio stellato con una iniezione al collo, e i risultati sono veramente eccezionali. Quindi potrò festeggiare con estrema felicità questo Natale in un anno caratterizzato per molto difficile da tanti punti di vista. Io ci tenevo soltanto a dire, senza, ripeto, entrare e dare giudizi di merito sugli specialisti del settore, ma ci tengo a precisare che questa è una soluzione che assolutamente non va considerata non idonea per vincere la battaglia contro l'algodistrofia, e io ne sono la prova vivente. Detto questo, vi faccio i miei più sinceri auguri di buon Natale e spero di esservi stato utile. Un abbraccio.